tanti anni di Serie C, poi anche nell'annata di Silvio, le prime annate, insomma, ci sono stati parecchi spettatori, insomma, parecchio attaccamento, non si parlava altro di Empoli, in giro in città, in Empoli. Se invece è passato lui, poi c'è stato un momento e piano piano insomma, nella nostra città l'attaccamento verso questa squadra che deve fare, più di così in questi anni, che deve fare per avere attaccamento a questi colori azzurri, dove si può andare in un bar, vedere una bandiera, vedere una scarpa, vedere una fotografia del tempo, insomma, qui da noi purtroppo questa è una cosa che ci manca. E noi cerchiamo di fare proprio questi incontri per vedere di sensibilizzare il più possibile la città, e non ci si riesce. Io, se, mi sembra di avertelo detto anche a te, perché si viene da un periodo dove i giocatori, la squadra è stata un po' distante dal tifoso, diciamo, anche gli ultras stessi, capito? Cioè, questi ragazzi seguono l'Empoli in tutti i campi d'Italia, vanno in 20, vanno in 30, fanno 7, 800, 1000 km, 1500, insomma, vanno fuori due giorni. Spesso e volentieri non sono gratificati, a parole sì, se non ci fossero i tifosi sono meglio, però insomma, alla fine della partita, anche se si va a Catania e si perde 2-0, se i ragazzi sono in campo si rivolgano a quei pochi che sono andati da giù e gli fanno un grazie, insomma, non ci sembra uno scandalo, insomma, ci sembra. Ora però stai dicendo dell'esaltezza. Infatti, ora sì, ma io ti ho detto negli anni. Ti l'avevo detto anche a te, no, c'era questo. E di guardarsi, è anche questo quello che fa addormentare i tifosi del Empoli, capito? Cioè, se vedono la squadra staccata dalla città, probabilmente anche la città si stacca dalla squadra. Cioè, sono tutte ipotesi che si fanno noi, che non si sa come fare, che non si riesce a capire. Le divisioni sono più chiare. Saranno le divisioni. Le divisioni poi ha detto una cosa giusta, perché il calcio è cambiato, non a Empoli, è cambiato a livello nazionale. Poi però, ecco, a Modena è uguale. Quando Modena poi è andato in C, è andato in A, avevano 20.000 persone. Sì, e probabilmente sarà l'ultimo anno di A. 4-5.000 persone. Probabilmente sarà questo, però ecco, noi che ci siamo un po' più attaccati, noi in qualche modo ci si perde anche parecchio del nostro tempo libero dietro all'Empoli. Vedere un po' questo distacco ci dà un po' fastidio, e si cerca qualcosa, sempre di inventare qualcosa. Quest'anno ci siamo impegnati a entrare nelle scuole, a fare la scuola del tifo, e allora piano stiamo entrando, non so, te l'ho visto, l'altra domenica c'era bambini. Cioè, sono tutte idee, voglia di fare per vedere questa città attaccata a me, alla squadra, perché se lo merita. E di conseguenza la squadra in qualche modo deve rispettare la città e loro tifosi, capito? Insomma, in qualche modo non farli sentire gratificati solo dalle interviste dove abbiamo dei tifosi eccezionali e finisce lì, insomma. Una volta i giocatori erano a giro per Empoli, parlavano con tutti, e lo graziano, insomma, adesso sarebbe grazie, parlavano con tutti, preparavano già con tutti, ora sembrano, insomma, negli anni praticamente sarà così il calcio moderno, non lo so. Però questo si nota, noi se ne è parlato tante volte, si nota. Poi magari si va, l'anno scorso siamo andati a Zurigo e siamo andati in 1100 a vedere una partita dove si sapeva tutti. Io ti faccio un esempio, tanto che siamo in famiglia. Bravo, noi ti sei invitato te iniziando. Dal punto di vista dei giornalisti. No, vabbè. Allora, io ho avuto la fortuna di vivere un momento storico dell'Empoli. Cioè, quando sono arrivato a Empoli c'era ancora questo entusiasmo, Palletti aveva creato questa situazione dalla C alla A. Quando sono venuto io eravamo penultimi in classifica, a pari punti, per non dire ultimi, con la Fermana. Con 5 gol su dai cosa? Con 3 punti da Vicenza. Da terzultima, insomma, sì. Non mi ricordo.
e ho vissuto anni bellissimi, perché più che un allenatore dell'Empoli mi sentivo come uno di voi, no? Perché la mia amicizia si è legata con tante persone in questa città, ci si frequentava, ci si vedeva. Sono passati gli anni e l'unico ricordo bello professionalmente mi è rimasto Empoli, no? Perché qui è dove ho fatto. Sono tornato e mi accorgo che le cose non sono più uguali a prima, ma perché non è che sono cambiato io o è cambiata la città, è cambiato il modo di vivere. È cambiato il modo di vivere. E faccio un esempio banale. Allora, al di là che non può essere una polemica la mia, no? Siccome a volte Ados mi ha detto, no? Che non vai a prendere il caffè al Covo Azzurro. Io sono stato 4 anni, è stato una, questo è il 5° campionato che faccio quello, quindi sono mio novello. Io dico, ma scusa, ma se uno non mi invita a prendere il caffè, no? Perché come faccio ad andare a piare un caffè? Allora, al di là dell'allenatore, quando uno vive 4 anni intensamente come ho vissuto io, ma non perché siamo andati in Serie A, abbiamo fatto del grande calcio, abbiamo mandato dei giocatori in nazionale, no, ma a livello proprio umano, di cui ho legato con la maggior parte della gente di Empoli. E nessuno ti dice vieni a prendere un caffè, perché magari il mio predecessore è stato lì, pigliava il caffè, tutte cose che a me non mi interessano, ma è una questione di educazione, no? Se uno mi invita io vengo a pigliare il caffè, poi un'altra volta dico guarda, non vengo perché il caffè mi fa male, non lo pigli, ma per educazione. C'è questo fatto, no? Che uno come me, ma non come allenatore, come persona, non senti questo, dico vabbè, è un po' è cambiato. Come? Devo riconoscere, quando abbiamo giocato col Pisa sul 3-0, i ragazzi della Maratona e mi chiamavano, mi davano incitamento, e che quel momento lì hai bisogno, perché poi dopo 3 giorni bisognava andare a giocare e capisci, dici vabbè, qui non si sono scordati della persona, perché l'allenatore stava perdendo 3-0, quindi quello era una manifestazione. E vedi questi contrasti, no? Nella città, vedi questi contrasti. Allora, vedendo questi contrasti, mi rendo conto che è cambiata anche la città, è cambiato anche il modo del fattismo, perché qui non c'è più l'Empoli, perché se uno è per l'Empoli siamo tutti per l'Empoli, ma il fatto che ti dico, uno non ti invita a prendere il caffè, questi ti fanno il tifo sul 3-0, dice, c'è due cose troppo diverse, no? E due cose troppo nette, no? Quindi vuol dire che anche la gente non ha la stessa, non condivide la stessa passione allo stesso modo di vedere le cose, se no uno ti avrebbe invitato a prendere il caffè. E al limite gli altri non ti fanno il tifo sul 3-0, uno ti può portare rispetto e sta zitto, no? Quindi, queste sono le incongruenze che vedi, che dispiace, perché in fondo è cambiato il modo di vivere, no? Perché giustamente dice le divisioni, tutte queste cose qui, poi portano la gente a seguire meno. Che poi, ti ripeto, l'ultima volta quando abbiamo perso, no? Con l'Ancona, in effetti a me mi dispiace, perché giocando qua a Empoli, l'Empoli rappresenta la città, no? Vincere in casa è una cosa importante, perché la maggior parte della gente viene in casa. Però sinceramente quelli che ti seguono, che non mollano mai, ti sono venuti, mi ricordo, a Reggio Calabria, a Corrotone, a Catania, a Cagliari, che hanno passato tutte queste vicissitudini, no? A me mi dispiace non vincere in casa, però mi fa enormemente piacere per questi qui che non mollano mai, che fanno tanti sacrifici, regalargli queste soddisfazioni, perché poi il viaggio di ritorno è sempre brutto, è sempre triste. Questi sono grossi, soddisfazioni grosse, perché io sono andato tanto dietro, anche io non siamo andato via. Bugli. Era molto presente, veniva alle partite, veniva in trasferta, cioè anche all'epoca magari da un punto di vista politico era un veicolo più importante di adesso, oggi magari la politica ha scelto altre strade, in quel momento lì. Mi ricordo che il sindaco, io lo vedevo spesso, certo. Veniva agli allenamenti, certo, veniva alle partite, mi sa che c'era sempre in casa, poi è venuto tante volte anche fuori, e mi ricordo per esempio anche quello lì è un modo che è cambiato la città. Voglio dirti, quando siamo stati qui a inaugurare la Maratona a Emiliano, siamo stati ad aspettare il sindaco più di quasi un'ora. Una donna, ce l'ho fatta. Vabbè, comunque via, non ci piangiamo addosso, ora è l'occasione giusta
detto all'occasione giusta e si spera tanto in te, perché ha visto le sciarpe là quante stelline ci sono, no? Sono gli anni della Serie A, no? Sono 9, ma allora noi siamo bisogno di falla decima bella grossa, si fa la stella grande. Il figlio se ne beva. 10 grossa, sì, la decima sciarpa, la decima stella si fa con. Che pensa di questo? Non si può andare a Serie A.